Fili, barre, piatine e altri profilati di rame costituiscono la parte attiva della macchina elettrica e vengono prodotti negli stabilimenti Delta. Effettuati i vari passaggi attraverso i laminatori, la vergella finita viene raccolta da un'apposita matassatrice. Le matazze vengono poi trasportate nel reparto decapaggio e successivamente in trafileria. Ai cilindrini si ottiene la laminazione di filo per ricavarne piatina, il cui diametro varia a secondo delle esigenze. I banchi di trafila multipla provvedono, costringendo il materiale a passare attraverso filiere di diametro via via più ridotto, a trasformare la vergella in filo del diametro desiderato. Per eliminare perdite di tempo negli innesti ai vari passaggi in filiera di ogni bobina, si procede alla preventiva saldatura elettrica degli estremi delle matasse del laminato. In un grande stabilimento elettromeccanico dell'Ansaldo San Giorgio, fili e piatine di rame purissimo vengono isolati con un rivestimento di spessore opportuno, ottenuto con macchine nastratrici che avvolgono contemporaneamente e con la precisione voluta decine e decine di nastri di carta speciale. Operai specializzati con piatina di rame così isolata formano gli avvolgimenti di un grande trasformatore che verrà collegato ad una rete internazionale a 230.000 volts per il trasporto dell'energia elettrica a grandi distanze. Le testate degli avvolgimenti e le connessioni assumono andamenti tortuosi e complicati e solo pazienti mani e operaie possono eseguire la nastratura isolante. I lamierini magnetici vengono tranciati nelle forme più svariate, secondo che si tratti del nucleo di un trasformatore o dello statore di un generatore, e quindi trattati con vernici isolanti ed essiccati in speciali forni a galleria ad alimentazione continua. Una volta completati gli avvolgimenti e i nuclei magnetici dei trasformatori, si procede al loro montaggio, particolarmente laborioso date le dimensioni spesso imponenti di queste macchine. Quando il trasformatore è in funzione, è soggetto a sovraccarichi di notevolissima entità, dovuti a fenomeni atmosferici, scariche a terra per guasti sulle linee o inserzioni di altre linee. Le conseguenti rapidissime variazioni di tensione male vengono sopportate se l'isolamento dei vari avvolgimenti non è stato proporzionalmente dimensionato e perfettamente eseguito. Questa certezza si ottiene con le prove di collaudo ad impulso, dette anche al fulmine, tale è la tensione che si raggiunge. Vediamo sotto collaudo alcune unità da 100.000 kV-A costruite per la Francia. Un diodo raddrizzatore alimenta a corrente continua un generatore di impulsi capace di produrre onde di tensione comprese tra i 2 e i 3 milioni di volt. Esso è composto da 14 condensatori che una volta caricati vengono collegati in serie, provocando l'onda ad altissima tensione alla quale viene sottoposta la macchina in prova. La misura delle altissime tensioni si ottiene regolando opportunamente la distanza delle sfere di un metro di diametro di questo spinterometro. Tutti i comandi e controlli sono raccolti in una cabina dotata di oscillografi ad alta velocità di registrazione per la misura delle tensioni e delle correnti. L'Ansaldo San Giorgio costruisce, unica in Italia, tutti i macchinari che compongono una centrale idroelettrica. La tornitura dei rotori e la piallatura di questi grandi statori di alternatori richiedono un'attrezzatura speciale e macchine colossali. La composizione degli avvolgimenti di un alternatore richiede un abile e accurato lavoro che solo operai addestratissimi possono eseguire. Qui vediamo la messa in opera di uno dei poli del rotore di un grosso alternatore orizzontale da 40.000 kV-A e questo alternatore è in fase di montaggio per le prove in officina. Now,
Naturalmente anche le turbine idrauliche di tutti i tipi, Pelton, Francis e Kaplan, vengono costruite nei stabilimenti dell'Ansaldo San Giorgio. Questa è la calotta di una delle più grandi turbine costruite nel mondo. È in costruzione per la Svezia. Come per le grandi macchine elettriche, anche per le turbine l'attrezzatura necessaria alla loro costruzione è fra le più imponenti. L'Italia, all'avanguardia in questo campo, può vantare centrali come questa, dotate di gruppi azionati da turbine da 100.000 cavalli. È questo uno dei tre gruppi da 100.000 kV di cui si compone la centrale, azionato da due turbine montate sullo stesso asse ai lati dell'alternatore. Una turbina aperta durante una delle periodiche operazioni di controllo ci permette di curiosare oltre le normali possibilità. Attraverso queste condotte forzate l'acqua irrompe alla pressione di 70 atmosfere. La sala quadri è il vero centro nevralgico al quale fanno capo tutti i complessi congegni di comando e controllo della centrale. Ai nodi principali delle reti di trasporto in prossimità di città o di centri industriali sorgono delle sottostazioni. Anche qui, come nelle centrali, grandi trasformatori provvedono alla distribuzione delle varie tensioni di questa insostituibile fonte di energia. L'acqua, che fino ad epoche recenti precipitava libera per dislivelli naturali, dissipando enormi quantità di energia preziosa, viene oggi sapientemente imbrigliata per produrre elettricità, fonte di vita e di benessere.